siccome sono state dette tante cose in questi giorni, si è parlato di persone incappucciate, di minacce, di ingiurie, come vedrete che al di là di qualche colorito battibecco non si è verificato nulla di tutto ciò. Se poi qualcuno ritiene di poter sostenere il contrario, ci sono le sedi opportune e naturalmente ognuno poi lì potrà, come si dice, tutelarsi per come meglio crede. Intanto ringrazio i ragazzi, io dico sempre i ragazzi, insomma, i giovani delle Lampare che hanno preparato questo video, così andiamo subito al dunque. Perché quello tutto il rosso è il perimetro della discarica. Quindi questa parte, questa è la strada comunale che avrebbe ingombato nel bacino. È diventata discarica. È diventata discarica. Quindi la viabilità, che non è garantita tutto l'anno, mi pare di dire, non parla della mancata acquisizione da parte delle assistenze della scolarità del il fatto che ci sia la costruzione, il terreno comunale, il terreno privato, no? Sono già praticamente motivi che dovrebbe giungere la regione Calabria e dovrebbero proprio sottolineare questa sede, la regione Calabria e non certamente il sindaco di Scalacieri a revocare questo terreno provvedimento. Mai presentata da parte della società privata nessuna richiesta di concessioni demaniali sui terreni che esistono, sui quali esiste la discarica. La cosa che rammarica di più in questa vicenda è l'assenza dello Stato. Nel momento in cui c'è un esposto del 24 novembre di questo impianto di oggi che viene attiviato, dove si ricostruisce un percorso che ha assai poco di trasparente, e la magistratura non decide affatto di intervenire, ma lo attiva senza nemmeno sentire il sindaco che lo firma per foto di tutti i sindaci di un intero territorio, vuol dire che dobbiamo iniziare veramente a preoccuparci. Il sindaco non può accedere con i propri consulenti, ma stiamo scherzando. E lo decide tu, che deve essere consulente. No. Il fatto che il sindaco è stato impedito ad accedere. Non così che il sindaco vuole. Il sindaco.
sindaco con i consulenti del sindaco le dice lei, per mettere a verbale che sono lei il consulente del sindaco, o le dice del sindaco il mio consulente legale è l'avvocato Nardi, il mio consulente tecnico è l'ingegnere, ve lo metto a verbale, ve lo faccio verbalizzare, presente il sindaco di Scaracetti e devono presenziare, altrimenti fate quello che ritenete, come vi permettete, ma vi rendete conto che state parlando con un sindaco e voi dite che i consulenti del sindaco li decidete voi? No, lei sta dicendo proprio questo. Io non posso dire il sindaco, il sindaco di Scaracetti, il sindaco di Scaracetti, fino a prova del contrario, decide di accedere con i propri tecnici, sia giuridici, sia legali che tecnici, con i propri consulenti. Voi state dicendo che il sindaco non può nominare propri consulenti, non può accedere con i propri consulenti. Allora fatti entrare. Allora fate entrare il sindaco di Scalacelli con l'ingegnere De Renzo e l'avvocato Nardi. Scusate un attimo, ma questa verifica la volete fare in contraddittorio o no? La legge non vi impone di farla in contraddittorio e voi state facendo in modo che non si faccia in contraddittorio. Allora ogni sospetto a questo punto è legittimo, almeno per quello che mi riguarda. È legittimo, lo dico a chiarissime lettere. Siete pubblici o privati? E perché avete scritto al comune di Scalacelli? Se non va fatto in contraddittorio, che bisogno c'era di invitare il comune di Scalacelli? Va fatto in contraddittorio. E il sindaco è un organo politico che si serve di consulenti. Il sindaco vi sta dicendo che i propri consulenti. Lo metto a verbale! Lo metterà a verbale! Lo metto a verbale! Una delibera viene scritto a verbale, no? Lo verbalizza adesso! A chi va con me? Amico, rispetto, quando parli con me mi devi rispettare, ma vedi dove cazzo devi andare, per favore, ma vedi, fino a io sono solo qui, ma veramente questa è strada comunale, che sono qua, proprio lo sappiamo, allora cacciami, devo garantire io tutto quello che è stato scritto. Lei deve garantire innanzitutto il contraddittorio e la trasparenza. È un contraddittorio, la trasparenza, riesco a capire, come si fa a negare dei sindaci democraticamente eletti dai territori, non dei facinorosi, dei sindaci ad entrare, semplicemente per controllare, cioè se erano dei facinorosi allora lei alzava le mani, ma dei sindaci rappresentanti del territorio, quella variante al progetto iniziale, addirittura anche questa autorizzata da parte della regione in assoluto silenzio e mancata conoscenza da parte di tutti gli altri enti, compreso anche il comune di Scaracelli. Comunque quello che volevo dire è che ancora è sub giudice e noi il 5 febbraio abbiamo praticamente proposto come amministrazione comunale un ulteriore ricorso, dei motivi aggiunti, dove praticamente abbiamo evidenziato tutte queste violazioni che sono intercorse, sono praticamente state evidenziate nei mesi di novembre e dicembre, è state poste in essere appunto dalla PEC in quest'epoca, le abbiamo praticamente consacrate nei motivi aggiunti e poste chiaramente all'attenzione di quello che sarà il giudice amministrativo, cioè il Consiglio di Stato, l'avvocato Laccarato che agisce e difende il Comune in questa vicenda,
mi ha comunicato che il Ministero dell'Ambiente praticamente ha trasmesso il tutto al Consiglio di Stato e quindi siamo in imminente attesa di quella che è appunto la decisione definitiva. Però non può non mancare, non si può non evidenziare che anche la spregiudicatezza dell'Abieco, che ha realizzato questo invaso, certo avevano un'autorizzazione regionale, però ogni giudizio, io sono un avvocato, ha una sorta di area, nessuno può dire che una causa la vince, no? Perché anche quello più scontato, almeno per quanto riguarda la mia modesta esperienza, importa sempre un momento di area, una certa area, cioè un certo rischio. Per cui, ripeto, l'Abieco è stata talmente spregiudicata di non attendere neppure l'esito di quello che sarà praticamente, perché sicuramente io penso che alla luce anche di tutte queste violazioni quest'area è aumentata di gran lunga nei confronti dell'Abieco, quindi è andata a investire pur sapendo che magari domani il Consiglio di Stato, che sarà, cui giudizio è sottoposto alla questione, può dichiarare illegittima la stessa autorizzazione. Quindi diciamo che, ritornando sul punto della questione, abbiamo con nota ultima, ripeto, del 5 marzo fatto presente tutte queste violazioni alla Regione Calabria e al suo dirigente. Ne abbiamo chiesto un incontro immediato, no, per discutere di tutte queste situazioni al fine di poter far recedere, quantomeno revocare, chiedere la revoca alla luce, ripeto, anche di tutte queste violazioni che abbiamo palesato di già, però ancora oggi siamo in attesa. Un'altra cosa che vorrei aggiungere è che per quanto riguarda l'occupazione della strada comunale abbiamo predisposto già un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e per completezza sul punto ho dato incarico a un tecnico, come eravamo rimasti nell'ultima riunione, proprio per dare un maggiore supporto a questa ordinanza, per andare ad accertare l'esatta entità della strada comunale occupata e quindi di mettere poi questo risultato di questo accertamento a supporto di questa che sarà un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi relativamente alla porzione di strada comunale che è ingombrata attualmente nel perimetro della discarica. Questo per completezza di dati.